troviamo davanti al cantiere di Piazza Renata, piazza che sta per essere smontata, per la quale non è possibile vedere lo stato dei lavori, vista la grande staccionata posta a protezione del cantiere stesso. Gradiremmo sapere se vi sono stati interventi ultimi da parte del Consiglio Comunale, dell'assessorato a Ramo, per porre fine alla spoliazione del centro della città, che in questo caso porterà allo smantellamento di Piazza Renata. Nulla è dato sapere circa i lavori, come stanno procedendo e se vi sono state modifiche rispetto anche al progetto originario. Allora, questa è la cartina di Reggio, la cartina geologica di Reggio. Da quello che si può notare, questa colorazione chiara sta ad indicare appunto la presenza di cosiddetti depositi alluvionali, cioè depositi trasportati a valle dai corsi d'acqua. La parte storica della città che è rappresentata da questa, lo dico per chi è meno abituato a questo tipo di cartografie, si colloca, come vediamo, tra la fiumara di Annunziata e la fiumara Calopinace. E la città appunto è stata, seppur questi corsi d'acqua si sono spostati nel corso del tempo, ad esempio il Calopinace una volta tendeva a defluire più verso nord, più o meno dove c'è oggi la villa comunale, l'Annunziata come vedete è stata leggermente modificata il tratto terminale per la costruzione del porto. Questi corsi d'acqua, assieme a tutta un'altra serie di miriadi di corsi d'acqua oggi trasformati in strade, apportavano appunto verso valle questi depositi alluvionali. L'area di interesse di cui si sta parlando in questo periodo è rappresentata appunto la zona di Piazza Renata, che grosso modo è questa qui, quindi un'area che era appunto che è costituita da questi depositi alluvionali stabilizzati, perché non sono più soggetti al rimaneggiamento delle acque che le hanno messi in carico. E anche se oggi ci può sembrare strano, visto che appunto la Piazza Renata è in pieno centro storico, quella che oggi è la via Domenico Romeo e la via Melacrino, eccetera, eccetera, rappresentavano uno dei tanti piccoli corsi d'acqua che alimentavano appunto la piana alluvionale di Reggio, il vallone Santa Lucia Schiavone. Di questo poi vi farò vedere in seguito una ricostruzione sulla base attuale di quello che è il vecchio reticolo idrografico, almeno per quest'area. Quindi anche in quest'area era costituita, cosa che, di cui purtroppo ci accorgiamo quando piove molto spesso, no? Che piovendo appunto le nostre strade diventano delle fiumare, alcune di queste erano appunto dei piccoli corsi d'acqua che arrivavano verso valle portando questo tipo di materiale. Un altro elemento importante è cronaca di questi giorni, insomma, cose che abbiamo letto a proposito della storia di avanzamento dei lavori di Piazza Renata, è che non solo quest'area è caratterizzata dalla presenza di reperti archeologici, anche se, ripeto, non è il mio campo visto che io sono geologo, ma soprattutto a causa degli eventi tellurici che si sono ripetuti nel corso dei secoli, non è infrequente ritrovare appunto anche dei reperti storici derivanti da vecchie fondazioni, vecchie murature o cumuli di detriti del terremoto, soprattutto nel 1908, perché appunto in seguito a quel terremoto parte della città fu anche risagomata sulle costruzioni appunto ormai crollate e distrutte del terremoto. Qui invece è riportata una cartografia che risale al 1954, che fa vedere esclusivamente la topografia dell'antica città di Reggio. Come potete vedere, anche in questo caso il centro è confinato tra le colline su
cui ci sono appunto depositi sedimentari, per lo più le cosiddette ghiaie di Messina, quelle che avvengono a giorno sulla collina di Pentimele, per capirci, appunto tra la fiumara Colinace e la fiumara Annunziata, la parte storica, come potete vedere, la zona sud oggi di fatto completamente antropizzata, 70 anni fa era fondamentalmente limitata a questi abitati di via Sbarre, mentre la maggior parte erano cosiddetti giardini. Anche in questo caso qui si nota ancora meglio, questa è la piazza de Nava, questa è la salita di via Melacrino, questa è la zona di Sant'Antonio, questo è il cimitero, e potete notare appunto l'estensione del bacino imbrifero, che non era grandissimo, che però consentiva appunto di portare a valle del materiale che veniva poi accumulato e distribuito ovviamente prima del 54. Un altro elemento importante, non solo è che oggi, come vedremo poi, la gran parte di quest'area è stata edificata, quindi di fatto il torrente intubato è trasformato in strada urbana, ma anche il bacino stesso è stato ridotto, perché ad esempio grosso modo qui dove passo la matita oggi passa la tangenziale di Reggio, che ha quindi tagliato la parte montana del bacino, quindi diciamo che quest'area che poteva portare un X di acqua, perché quando lo dico per i profani, quando parliamo di bacino è un po' come se fosse una bacinella, no? Un conto che uno ha una tazza che deve riempire d'acqua, un conto è che uno ha una vasca da bagno. Più grande il bacino, maggiore è la capacità di un corso di un appunto di un elemento idrografico di raccogliere dell'acqua. Più piccolo è limitato il bacino, minore quantitativi di acqua questi possono raccogliere. E il vallone Santa Lucia è un vallone comunque che ha una ridottissima estensione, quindi ciò comporta che già nel passato non poteva provocare chissà quali problematiche. Oggi chiaramente, come vedremo anche in seguito alle sistemazioni che sono state fatte, la sua pericolosità sul territorio è praticamente nulla, quindi non ha delle ripercussioni né sui lavori della piazza né sulle abitazioni, quindi per tranquillizzare anche chi abita in quelle zone, non rappresenta un elemento di pericolo, però è un diciamo un elemento di quella che era la vecchia morfologia dell'area, che ho cercato di rapportare in questa cartina. Capisco che per chi non è del mestiere è un po' più complicato da vedere, qua sono riportate un po' riportato il vecchio reticolo idrografico della città. La piazza de Nava è grosso modo questa, per capirci, questa è la via Romeo, come vedete questa linea tratteggiata rappresenta la via Melacrino, la via Santa Lucia e il vecchio appunto torrente Santa Lucia Schiavone, che appunto all'incirca qui siamo dove c'è il conservatorio Cilea, dava luogo a questa struttura particolare che si chiama conoide di deiezione, che ha una forma un po' a ventaglio, che qualcuno di voi potrà notare guardando con attenzione ancora oggi la morfologia del territorio, seppur, ripeto, modificata dall'uomo. Di lato invece abbiamo il torrente Caserta, che è quel torrente che invece, quindi stavo dicendo, scusatemi se mi sono, sempre il torrente Santa Lucia, appunto defluisce di lato alla via, a quella che è la piazza de Nava, scende lateralmente al museo e va praticamente a posizionarsi sotto l'intubata della via Marina e a essere scaricato direttamente in mare. Il grosso modo all'altezza del banco dell'Intesa San Paolo, per capirci. Invece per quanto riguarda il vallone, il torrente Caserta è fatto da vari rami, come potete vedere. Il primo ramo, che si chiama torrente Candela, ed è quello che di fatto ha origine in quella che oggi è Parco Caserta. L'altro è la via Vallone Petrara, l'altro è invece la via Torrente Caserta, che è quella stradina che praticamente è di lato allo svincolo della tangenziale
di via Cardinale Portanova, e l'altro ancora è quello che risale fino a Eremo Botte, il cosiddetto vallone Mariannazzo. Il tutto oggi chiaramente trasformato in strada, è tutto intubato, e di questo abbiamo solo un ricordo, diciamo, storico, e che è rimasto come marker sui terreni, nel senso che noi, quando andiamo chiaramente da geologi a fare delle indagini su questo tipo di terreni, vediamo che sono depositi di carattere alluvionale, dove si possono trovare paleosole, e comunque un ricordo di quello che è stata l'attività antica da parte di questi corsi d'acqua. Questo torrente Caserta, ve lo ricorderete, è quello che di fatto defluisce sotto via Roma e va poi a immettersi in mare di lato alla via, di lato al torrente Annunziata, praticamente passando di lato alle hotel. Faccio un po' di pubblicità occulta, però lo faccio per far comprendere a chi ci guarda di che cosa stiamo parlando. Infine, ritengo sia molto importante invece qui per farvi capire un po', quando noi parliamo di queste morfologie sepolte, parliamo un po' della storia del nostro territorio cittadino. Questa è una vista attuale da Google Earth, della via Melacrino, vista dalla via Santa Lucia. Per capirci, la curva dell'ospedale salendo da Piazza De Nava. Vi chiedo di prestare particolare attenzione a queste palazzine, che sono palazzine degli anni 30 fondamentalmente, e poi riguardiamo la stessa immagine e poi torniamo a questa di sopra. Questa è un'immagine storica, ritengo sia intorno agli anni 30-40, dal tipo di macchina che c'è qui. Si possono notare le stesse palazzine, appunto, che erano state fatte diciamo dopo la ricostruzione post terremoto, quindi immagino siano queste palazzine post anni 23-25. La strada antica che oggi corrisponde alla via Melacrino, e lì dove oggi c'è l'edicola e tutto il resto, c'era il vecchio alveo, il vecchio greto del torrente Santa Lucia, che oggi è completamente interrato, intubato. Praticamente oggi quando piove, di fatto le acque che non vengono subito a monte diciamo, convogliate in queste tubazioni sotterranee, sono presenti oggi delle griglie, grosso modo qui dove c'è l'edicola, e un po' più a monte, che tendono a convogliare dentro, appunto, a far entrare dentro questo scatolare, questa struttura sotterranea, le acque di deflusso meteoriche, che quindi come posso dire, impediscono di fatto al torrente di fare il torrente. È ovvio che quando non c'è manutenzione e queste griglie sono ostruite, le acque, invece di infilarsi sotto, defluiscono sopra, e casomai qualche fastidio danno a noi pedoni, a noi cittadini, ma nulla a che vedere con pericoli di ordine idrogeologico e di ordine idraulico. Questa seconda ipotesi, la mancata ad esempio manutenzione a quelle griglie, Sì, tecnicamente no, pulizia, più che proprio letteralmente pulizia pulizia, molte volte. facciamo finta che non accada, insomma, che conseguenze potrebbero esserci o verificarsi sulla nuova struttura planimetrica, se posso usare questo termine, Sì, della nuova guarda. idea di Piazza De Nava, che sarà appianata a livello Sì. livellata, chiedo scusa, a livello del corso dei ripari. Che problematiche potrebbero verificarsi? Ma guarda, più che altro, allora, sicuramente non Naturalmente col senno problematiche, del poi. sì, non problematiche di carattere tragico, nel senso, non, sicuramente non può rappresentare, ribadisco, l'entità dell'estensione di questi bacini è veramente minima, in più la pluviosità dei nostri territori purtroppo è ridotta, quindi non può certamente rappresentare un pericolo per le vite umane, per perdita di vita umana. Può rappresentare un fastidio, quello sì, perché poi dopo. Quindi in modo ironico potremmo avere una piscina olimpionica sul Sì, corso. no, una piscina olimpionica no, però insomma, a livello Una di piscina. doverti mettere gli stivali per passare in quelle zone, può essere di sì, ecco. Ma diciamo un mero fastidio, ribadisco, Certamente. purtroppo cose che ogni tanto avvengono, perché quando avvengono già oggi con la morfologia di oggi,
perché ribadisco, io tra l'altro abito in quelle zone, specie quando la raccolta differenziata, passiamo da pane in frasca, non funziona come dovrebbe funzionare, o specie quando diciamo, non c'è una pulizia delle strade, già oggi ogni tanto capita questo fatto, e ogni tanto può capitare che insomma qualcuno si... però stiamo parlando di bagnarsi, ecco, le caviglie e non arrivare alle ginocchia, per capirci, quindi non parliamo di problemi che possono mettere a rischio la vita delle persone, che è la cosa importante. Bene, allora ringraziamo l'ingegnere, il Geologo. geologo, no? Ringraziamo il geologo Alfonso Aliperta per la disponibilità e sensibilità dimostrata. Quindi oggi abbiamo avuto la possibilità di avere una nuova lettura su Piazza De Nava, sulla quale la nostra associazione continuerà nei prossimi incontri. Quindi grazie ancora. Grazie a voi, spero di essere stato sufficientemente chiaro per farvi vedere la città sotto un altro punto di vista, con la famosa terza dimensione, che è sottoterra, da un punto di vista geologico e non archeologico, perché ognuno deve fare il proprio mestiere. Grazie a voi.